Non sapevamo chi fosse coinvolto e cosa fosse successo, ma solo che ci avevano messo 2 giorni per trovarci e che era già stato imbalsamato, quindi eravamo sospettosi riguardo a tutta la situazione. Quando muore un giornalista che sta seguendo una storia pericolosa, è una minaccia per tutti i giornalisti. Credo sia doveroso per gli addetti stampa di Washington e di tutto il paese scoprire cosa sia successo a questo giornalista. Insomma, grazie ai programmi in TV, gli organi di stampa, eccetera, CNN, Headline News, Fox, Channel 7 e Channel 9, tutte le agenzie di Washington, le cose hanno cominciato a scaldarsi. Un giornalista è stato ucciso per aver indagato sul governo. Ci sono prove che fanno pensare all'omicidio. Danny mi ha detto, nell'ultima settimana della sua vita, che aveva le prove che gli servivano e doveva vedere qualcuno in Virginia Occidentale. L'ex procuratore generale e avvocato dell'isola, Elliot Richardson, dice che sembra di essere in un film di spionaggio.